Ciao e bentornato sul mio canale, io sono Nelirfa e oggi mi trovo sulla mappa di Ragnarok su Ark. Oggi andremo ad affrontare un altro boss che si chiama il Lava Golem. Innanzitutto bisogna recarci dentro una cava che si trova sopra questa cascata e vi faccio vedere le coordinate. Più o meno mi trovo qui, ma adesso andiamo con l'optero sopra. Dovete salire qua più in alto e l'ingresso, diciamo, si trova in questa posizione qua. Dunque, allora, io qui ho fatto un letto perché l'ho provato il dungeon più volte, perché è molto difficoltoso affrontarlo così a occhi chiusi per la prima volta, anche se l'avevo fatto già diverse volte, però non è che mi ricordavo benissimo tutti i passaggi. Ora vi faccio vedere bene le coordinate, mi trovo in questa posizione. Allora, cosa dobbiamo portarci? Ci dobbiamo portare innanzitutto un piccone, poi il fucile a pompa con le munizioni, chiaramente, una balestra con una cinquantina di rampini, se ne potete portare di più, poi che altro? Qui il lanciarazzi con le munizioni, poi del repellente, delle pozioni di vita e anche l'antidoto minore che servirà per curarci se i pipistrelli ci andranno a mordere. Considerate che qui la cava è molto buia, per poter avere un po' più di luce, visto che non si vede un tubo perché ci sono anche poi queste piante da tutte le parti, possiamo aumentare la nostra gamma, quindi un po' che ci dà un po' più di luce. Per farlo dobbiamo utilizzare il tasto Tab. In questa maniera uscirà questa stringa che vedete nera e scriviamo gamma e mettiamo un numero, possiamo mettere un numero che varia da 4 a 5 e poi facciamo invio. Vedete che si è molto schiarito qui all'interno, si dovrebbe essere un po' schiarito. Allora, entrando dentro dobbiamo subito stare attenti al primo pericolo, perché ci sono qui delle trappole presenti, sono praticamente delle piattaforme sul terreno e noi non dobbiamo andarle a calpestare. Qui possiamo anche utilizzare magari una torcia, perché visto che è un po' buio vediamo meglio. Dobbiamo tenere il più possibile la sinistra e stare attenti, magari ci mettiamo anche in prima persona. Eccola qui, vedete, questa la dobbiamo evitare. Non sono trappole mortali queste, spareranno delle frecce che non ci faranno molto male, però comunque è sempre meglio evitare. Allora, vediamo se riusciamo a capire, perché sono anche le fronde delle piante. Allora, qua si può andare dritti, ma un po' laggato perché sono entrata, diciamo, dentro, quindi ecco, vedete, sono tutte queste piattaforme rotonde che vedete, dobbiamo assolutamente evitare di andarle a toccare. Ah, poi insieme a me, forse non ve l'ho presentato, mi sono portata anche l'avvoltoio, perché voglio fare una prova, vedere se magari in caso riesce anche a uccidere lui, mi dà una mano contro i pipistrelli. Allora, qua possiamo saltare tranquillamente. Qui, ecco, è partita, non si so perché non l'ho toccato, però ogni tanto partono delle frecce. E qui ci dice la scritta che il boss è presente. Quindi qua è un po' più difficoltoso, non si vede niente, però vabbè. Ecco, sono partite. Non so perché, basta anche sfiorarli leggermente, comunque non fanno un granché di danno. Allora, qui dobbiamo andare a utilizzare, mettiamoci in prima persona, la nostra balestra con il rampino e andiamo a puntarlo laggiù e qui ci trasportiamo dall'altra parte. Allora, attenzione che qua è pieno di animali, teniamoci in alto. Allora, dobbiamo cercare di scappare. Allora, o li uccidiamo, a questo punto li possiamo uccidere in questa maniera. Allora,
Noi rimaniamo appesi. Adesso non si capisce se sono ancora vivi. Allora, quello è ancora vivo, ok. Purtroppo non è molto semplice. Poi non si sa se sono ancora vivi. Li sparghiamo a caso. Allora, proviamo a scendere. C'è ancora qualcosina. Allora, ok, insomma ci hanno tolto poca vita perché siamo ben equipati. Dunque, allora adesso dobbiamo utilizzare di nuovo la nostra balestra e andare dall'altra parte, vedete? Allora, la puntiamo di là. Ok, bisogna prenderci un po' la mano con la balestra. A questo punto dobbiamo andare. Che succede? Adesso, converrà utilizzare un antidoto per il veleno perché sono abbastanza avvelenata. Dunque, allora, intanto, vedete quelle cose rosse? Qua c'è un animale, diciamo, messo della ragnatela. Bloccato, quindi andiamo dall'altra parte di fronte in questa maniera per sganciarci dal rampino. Dobbiamo fare il tasto C, magari non l'ho detto prima. E ora dobbiamo andare da quest'altra parte. E finora non ci sono stati grossi pericoli. Allora, qua vediamo che. Ma quanto dura questo avvelenamento? Ah, no, è il torpore. Vedete che ci sono le stelline qui a destra. Adesso aspettiamo un po' che ci passi. Possiamo procedere. Qua non sembra che ci sia un buco, no. A volte non si capisce bene. Ok, allora adesso qui c'è questa corda. Questa corda dobbiamo, è una liana più che altro. Ci dobbiamo passare sopra. Allora, vediamo di andare dritti senza volare giù. Purtroppo la luce a volte acceca pure. Siamo arrivati dall'altra parte. Qua c'è una fessura, quindi ci dobbiamo abbassare e passare sotto. Dunque, allora adesso qua arriva la parte un po' più complicata perché ci sono i pipistrelli. Dobbiamo usare il repellente. Dunque, l'ho messo sulla barra e allora vado a fare l'uso. Allora, il repellente, vedete che questa cosa qua. Un disegnino, un'icona che lo trovate a destra in basso sullo schermo e dura circa una decina di minuti, poi andrà rimesso. Quindi adesso dobbiamo stare molto attenti perché possiamo incontrare appunto i pipistrelli e se non siamo veloci nel killarli, loro ci daranno un morso, ci daranno la rabbia. E quindi ecco perché abbiamo portato anche poi l'antidoto antirabbia, che è questo qui piccolino verde che ha queste boccettine verdi. A quanto pare non ci stanno, perché non è che sempre ci stanno, l'ho fatto più volte, a volte ci sono, a volte non ci sono, mi va un po' a fortuna, a volte sono anche più sotto. Questa volta eccoli qua. Allora, mettiamoci qua che magari c'è più spazio. Sono incastrati. L'avvoltoio non reagisce. Purtroppo non si riescono ad ammazzare subito, cioè non so perché. Dove vanno? Se ne scappano. Dunque, mi hanno beccato un paio di volte, ma per fortuna avevo gli antidoti. Appena si beve, va via. Allora, prendiamo la nostra balestra a sto punto. Dobbiamo puntarglici un altro, cavoli. Vediamo se riusciamo a farlo fuori. Non riusciamo nemmeno a colpirli. Molti sono anche un po' buggati. Vabbè, vediamo che non venga. Allora, qui dobbiamo andare laggiù. Vedete dove c'è quel
quella cassa, quel loot, drop loot, insomma rosso laggiù in fondo. Quindi dobbiamo fare il giro per questa maniera qua, andare sui ponti, però i ponti come vedete hanno dei buchi, quindi puntiamo se riusciamo laggiù. Ok, qua ce l'abbiamo fatta. Dunque, qui dentro fa molto caldo, però dobbiamo procedere in questa maniera qui sul c'è un altro pipistrello. Ah, vediamo adesso tra un po' il repellente che tiene lontano ragni, insetti vari e anche i pipistrelli è finito, quindi me lo devo andare a rimettere, quindi portatene un pochettino. Ok, allora a questo punto dovrei puntare, ma non so se ce la faccio, arrivare fino laggiù. No, è troppo lontano. Allora, dove possiamo puntare? Proviamo ad andare là. Siamo mezzi fregati qua. Allora, andiamo. Ok, dobbiamo essere molto veloci nell'utilizzare sta balestra. Allora, a questo punto dovremmo andare su quel ponte, se ce la facciamo. Per un pelo. Ok, mamma mia. Allora, qua è pieno di pipistrelli, ci sono i crate loot, come potete vedere. E le potete andare a raccogliere. Fate il giro, dovete stare attenti ai pipistrelli. In teoria non dovrebbero attaccare se abbiamo sto repellente, però perché attaccano? Non lo so. Dobbiamo andare sempre dritti. Qua non c'è nessun buco, qua c'è il buco, quindi ci aiutiamo in questa maniera. Ok. Dunque, allora adesso io evito di andare a prendere il loot, perché voglio farvi vedere più che altro il percorso. E dobbiamo andare qua dove ci sono queste tre cascate di fuoco, più che altro di lava. Vedete, 1, 2 e 3. Noi dobbiamo andare laggiù. Utilizziamo il nostro rampino, per fortuna non ci hanno aggrato. Qui solitamente ci potrebbe essere un loot, ma non c'è sempre, ho visto. E qui arriviamo in un altro punto abbastanza pericoloso dove andiamo a tirare fuori il nostro bel fucile. Dunque, allora adesso qui potrebbero uscire dei tipo dei ragni o anche altri pipistrelli, quindi bisogna stare un po' attenti. Guardiamo sempre se abbiamo il repellente. Ma ecco, infatti, eccoli qua. L'ho visto, aia, 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 aiuto. Mamma mia, ho spaccato qualcosa. Prendiamo la pozione. Arriva altra gente qua. Abbiamo finito? Allora, questo qui sono borse che hanno perso. Speriamo che. Ma chi è? Allora andiamo, prendiamo di mira quella roccia laggiù. No, aspetta che. Succede? Ok. Allora, tasto C. Allora, qui siamo arrivati finalmente alla stanza dove c'è l'artefatto. Vi ricordo che potete prendere anche una lontra, ve la portate insieme e potete prenderlo due volte. Mi si è rotto l'elmo, perfetto, vabbè, pazienza. Ora dobbiamo andare qua e vedete quei due cristalli laggiù. Lì c'è una porta segreta, quindi dovevamo andare là. Ok. Dobbiamo andare un po' più. Vabbè. Qua dobbiamo pulire col nostro piccone. Da questi qua, perché se no non riusciamo a passare.
però magari adesso è già abbastanza sgombro, e qui dobbiamo andare sotto. Allora, questa è l'ultima stanza dove ci sarà il boss finale. Dunque, allora, dicevo, due tattiche. Una, quella di utilizzare il lanciarazzi, appendersi al soffitto e spararli, però ho visto che bisogna portarsene due di lanciarazzi, come detto all'inizio. Un'altra è quella di utilizzare finalmente il nostro velenosauro, sperando che faccia danno. Vediamo un po' come va. Dobbiamo andare velocemente, senza cadere, che ci sono buchi a volte, magari là sopra. Pulire magari, perché è pieno di cristalli, a volte ci sono, a volte non ci sono. Ah, aiuto, meno male. E qua tirare fuori il nostro velenosauro, speriamo. Dove va? Tra un po' mi cadeva giù. Allora, ci dobbiamo mettere in questa posizione e spararli. Speriamo bene. Forse dovremmo andare un po' più avanti. Dunque, allora, lui è morto finalmente, è stato un combattimento lungo e il velenosauro non era buonissimo perché bisogna mettergli parecchia stamina. Comunque, detto questo, ecco, ce lo rincapsuliamo e ora possiamo scendere. Dunque, prendiamo la balestra e possiamo andare a prendere il loot da lui, sperando di non crepare all'ultimo. Ok, se si riesce, perché a volte muore in punti dove, ecco, come facciamo ad andarlo a prendere, non lo so. No, aspetta, volevo fare, ecco qua. Ok, mamma mia, cioè, vabbè, vedete che ha dato parecchia roba, più o meno dà sempre le stesse cose, perché ho visto che anche prima l'avevo già fatto, ha dato le stesse cose, adesso mi sa che sarò piena, vabbè, alcune cose le andrò a buttare, e ora andiamo a vedere, no, aspetta, qua ci sono poi altre casse, altre cose le ho dovute buttare perché il peso era troppo, giocare in singolo non è molto conveniente. Vedete che qua ci sono dei nuovi crate loot. Vediamo un po'. Ah, con un altro progetto, sella per spinosauro, non male. E lì ci dovrebbe essere un altro, ma ci dovrebbe essere forse un buco da qualche parte. Allora, vediamo un po'. Quindi niente di che, pantaloni di cuoio. Beh, un po' di ascendenti ci incominciano a essere. Forse più volte che lo fate, più probabilità ci siano, ci saranno, perché ci siano queste cose ascendenti. Vabbè, adesso usciamo. Questo è il terzo metodo utilizzato, bisognerà sempre con la balestra attaccarci al soffitto, poi con il lanciarazzi lo colpiamo, non dovrebbe prenderci, in teoria non è tanto difficile, provate le varie soluzioni. Praticamente mi sono resa conto che se non si ha l'armatura ascendente ci sono gravi, possono esserci gravi problematiche, nel senso che si muore. Poi altra cosa, il pompe primitivo, ho fatto il video prima utilizzando il primitivo, poi l'ascendente, c'è una differenza enorme, con l'ascendente quasi sciottano, i pipistrelli sono di livello 260,
E quindi anche lì ci vuole sicuramente un pompa ascendente. Altra cosa che in alternativa all'utilizzo del fucile si può provare a incapsulare nella criocapsula tipo un lupo o un leone marsupiale che ci aiuti, però non arriveranno a fare i pipistrelli perché volano. Ho provato a portare l'avvoltoio, ma a quanto pare non è servito a molto, non ha attaccato, non so per quale motivo. Altra cosa importante è che l'ho fatto 4-5 volte, quasi sempre verso la fine, quando muore il boss, o crasha quando esci fuori il gioco. Quindi non so se è un problema mio o un problema dovuto a questo dungeon. Comunque, ragazzi, è abbastanza complesso, va provato più volte. Ho notato anche che più volte si va a fare, più animali escono, più di livello alto. Infatti, la prima volta non c'era praticamente nessuno se non un paio di ragni. Adesso addirittura i pipistrelli erano arrivati a livello 260. Non lo so se il prossimo round, se dovessi andarne a farne un altro, aumentano di livello man mano che uno lo va a fare. Vabbè. Comunque, vi ringrazio di aver seguito, vi invito come sempre a mettere un bel mi piace, a scrivere nei commenti e se ancora non l'avete fatto, naturalmente iscrivetevi al canale. Ciao e alla prossima!